Hier soir, là, pour la première fois, quelle consigne vous avez mis en place avec le micro Nani, si possible? Ma naturalmente di vedere con la stessa attenzione e rispetto tutti i film e di vederci spesso per le nostre riunioni di giuria, non vederci una volta ogni tanto. Allora, in diretta da Cannes abbiamo i nostri uomini all'Avana e donne, Laura Dellicolli, presidente del sindacato giornalisti cinematografici italiani, ed Enrico Magrelli. Buongiorno a tutti e due. Buongiorno, evviva voi. Allora, fateci vivere. Ci siamo visti un'ora fa, ma siamo collegati ormai da posti diversi. Fateci vivere qualche suggestione. Che sta succedendo? Chi comincia? Enrico, vai. Laura, avant la beauté. Vai Laura. Va bene, allora intanto piove e questa è una prima notizia, ma lo sapete anche da anche tutto quello qua. Che sta, ecco, però diciamo che a Cannes questa è una situazione abbastanza inconsueta e quindi tutto questo naturalmente ha reso meno sfavillanti le Monte de Marche, certo. Un po' più complicate diciamo le salite sul tappeto rosso, di attrici con abiti lunghi, insomma, finiti magari non proprio su una scia di successo e soprattutto asciutti, e quindi questo ha reso forse più complicato il lavoro di tutti, tant'è vero che le file sono molto più lunghe e naturalmente complicate appunto quando si entra al cinema. Però nonostante tutto, diciamo che ieri la notizia di cronaca abbastanza sorpresa è stata proprio su Nanni Moretti, questo fatto che è stato insignito di una commenda, commendatore delle lettere e delle arti, cosa che insomma è stato un momento, come dire, di difficoltà, ma una sorta di consacrazione ulteriore da parte della Francia. Enrico, ti passo la palla. Sì, no, oltre a quello infatti ha ragione Laura, questa onorificenza correttamente la nuova ministra, naturalmente un ministro che è di origini italiane, come sappiamo, di Gualdo Tatino, ha detto che era una scelta fatta dal Presidente, lei è però naturalmente orgogliosa e felice di poterla consegnare, parla perfettamente l'italiano, ama molto il cinema italiano e da quello che stamattina il ministro Maghi ha condiviso nell'incontro che c'è stato in mattinata, probabilmente la collaborazione tra Francia e Italia potrebbe o dovrebbe intensificarsi. Facciamo l'ennesimo accordo Italia-Francia, Enrico. Sì, speriamo sempre più produttivo, perché poi la Francia viene sempre citata giustamente come esempio, come modello e come anche peso economico. Che altro possiamo dire? La pioggia, sì, è vero, io che frequento Cannes da qualche anno, anzi da molti anni, ahimè, è la prima volta che c'è questa pioggia così insistente, così noiosa, una e anche una macchina. Sì, è verissimo. Però anche la pioggia può mettere in difficoltà un festival come quello di Cannes. Infatti ieri a un certo punto della giornata una delle sale, che è la sala del 60°, che è una sala molto utile per recuperare proiezioni, è diventata inagibile per colpa della pioggia. Certo. E quindi volevo chiedere a entrambi, parlando proprio di cinema, che è stata plumbea anche l'accoglienza a Resné e a Chiarostami, e questo mi malinconisce un po', perché sono due proprio straordinari personaggi di cinema. Il decano, appunto, Resné, si è presentato con voi, non avete ancora visto niente, insomma, lo dico in italiano, e Chiarostami anche non ha avuto un'accoglienza adeguata. L'avete visto il film, ovviamente, il vostro giudizio nel merito? Ma io devo dire, scusami Enrico, sono partita io a rispondere, che ho preferito comunque Ane, che penso che continui ad essere il film più favorito. Di Haneke e Amour, questo film di cui si è parlato, anche perché ci sono due straordinari attori, Trintignant. Per cui probabilmente arrivare anche il giorno dopo così questa giornata di grande visibilità e di grande successo di un cinema non facile, ma insomma che ha colpito forte, li ha messi un pochino in secondo piano, è anche possibile questo. Il nostro... Oggi però è la giornata di Bertolucci, attenti. Sì, certo. E il nostro Garrone come quotato nei pronostici? Ma
Quindi stai leggendo le cose. Vediamo un po' che prego, prego, Laura. No, vai, no, vai, nel vai, senso che io vivo... Sì, io ovviamente, non l'ho visto perché sono arrivato soltanto sabato. Guardando le pagelline, perché ogni giornale importante del mondo del cinema, poi sono appunto giornali che annunciano, che commentano l'andamento del mercato, poi hanno una classifica finale e ascoltano il parere giorno per giorno di vari giornalisti, di varie testate, quindi diciamo che è da metà classifica in base a alle valutazioni dei giornalisti. Naturalmente le valutazioni dei giornalisti non coincidono quasi mai, ripetiamolo, con quello dei giurati. Tornando alla domanda di prima, personalmente trovo forse in parte giustificata la freddezza nei confronti del film di Kiarostami, che per la prima volta è andato a girare una storia a Tokyo, ed è una storia tra un vecchio professore importante, un intellettuale, e è una storia molto casta, e una giovane squillo. La sensazione che si ha vedendo questo film, il titolo, se non ricordo male, è Like Someone proprio in quello, to sì, Love, esatto. Like Someone in Love. La cosa che un po' colpisce è che, pur essendoci trasferito a Tokyo, ormai l'abitudine di Kiarostami di inquadrare i suoi personaggi che parlano quando sono seduti in una macchina o si spostano in automobile mostra un po' la corda. Non sono d'accordo invece con la freddezza per il film di René, perché io l'ho trovato molto bello, molto sofisticato, molto cerebrale, ispirato a un testo importante di un famoso drammaturgo francese, ma di tutto il Novecento, ed è la storia di un vecchio si fa per dire, di grande esperienza, autore e regista teatrale, che convoca i suoi attori per fargli valutare se fare o meno e affidare una nuova messa in scena dell'Euridice a un gruppo di giovani. Questi attori sono un pezzo importante di tutto lo star system francese, si va da Michel Piccoli a Sabine Azéma, a Lambert Wilson, a Pierre Arditi, ed è un film di parola, come spesso capita nei film di René, in cui si lavora sul cinema teatrale, ecco, chiamiamolo in questo modo, ed è un lavoro molto raffinato, molto molto sottile, molto per un pubblico adulto che ha voglia e che ha pazienza quando sta in una sala cinematografica. Oggi è una giornata... La tradizione di René è un film molto sofisticato e naturalmente cerebrale, insomma, di parola, come dice Enrico, quindi ci vuole anche una predisposizione a sapere che trovi quel tipo di cinema. Volevo chiedere, il ministro Ornaghi ha fatto qualche dichiarazione importante, ha aggiunto qualche speranza sull'intervento pubblico per il cinema, o ci siamo tenuti bassi? C'è qualche novità all'orizzonte o niente? Pronto? Chi risponde? Pronto? Sì. Intanto c'è questo accordo. Allora c'è questa iniziativa che si chiama Italia in Luce, in cui sono impegnati alcuni ministeri e tutto ciò che è legato appunto alla promozione all'estero, quindi beni culturali, sviluppo economico, esteri, e in ogni caso naturalmente in parte nel cinema pubblico, per promuovere il cinema insieme a una sorta di Made in Italy anche del territorio, e cercare di attirare tra l'altro meglio, direi, anche il cinema degli altri in Italia. Ornaghi è stato, devo dire, esauriente, fin troppo chiaro in una serie di notizie sulle disponibilità. Poi naturalmente non possiamo dire cosa porterà tutto questo. Comunque, insomma, ha preso anche impegni soprattutto sul tax credit, che è la cosa più importante, cioè su un meccanismo che aiuterà sicuramente il cinema italiano, come ha fatto egregiamente quest'anno, e che è stato però non usato fino in fondo. Potrebbe diventare una risorsa, diciamo, stabile, un meccanismo stabile per legge. E che può fare supplenza
ai fondi pubblici che diminuiscono. Senti, ma tu sei da politico, fai domande su Ornaghi, a me non me ne frega niente. Io quando invece sento parlare Magrelli e la Delli Colli, io sono appagato da loro parlarmi di cinema e me ne beo. Allora, volevo sapere appunto di questo altro grande film, Amour, l'abbiamo tratteggiato prima con un ritorno sulla scena di Trintrignale, Rivà, insomma l'argomento è delizioso, nel senso che tratta di un amore mai interrotto. Beh, è un argomento no? delizioso, ma come dire, che colpisce moltissimo. Sì, perché, sì, certo. Come ha detto Emanuele Rivà, quando gli hanno chiesto cosa avesse provato a girare questo film, diciamo che è un film che lascia un segno soprattutto in chi lo guarda, più diciamo che in chi lo ha girato, anche perché per loro è stata un'avventura comunque molto piacevole nel rapporto con il regista, molto piacevole tra loro, e sono di una bravura eccezionale, perché Trintrignale ha detto di essersi ritrovato, di aver ritrovato se stesso nel cinema, e questa immagine è così naturale, lo vediamo anche con la barba lunga davanti allo specchio, sì, trasandato, come deve essere il suo personaggio che entra in una dimensione di questo tipo, perché sua moglie si ammala e quindi questa coppia entra in una crisi che evidentemente arriverà poi a soluzioni estreme. E insomma è un film che secondo me ha lasciato un segno molto forte. Di prima mattina diciamo anche la stampa era molto impressionata da questa storia, e in ogni caso credo che l'incontro con loro sia stata una delle cose che resterà in questo festival. Bellissimo, bellissimo. Questa 86enne, no, Magrelli, la Rivà, che si racconta invece come una nonna 86enne, si sente agile, ha detto che addirittura ha trovato difficoltà a calarsi nei panni di una donna con quelle mortificazioni, no? Sì, anche se poi dopo secondo me gli attori dicono tantissime bugie, per fortuna nostra, no? Quindi no, non metto in dubbio quello che la signora Rivà ha detto, e concordo totalmente con quello che diceva Laura, la prestazione d'attore di questi due magnifici attori è qualcosa che comunque ti rimane nel cuore, nella testa, e se fossi giurato avrei risolto almeno il problema dei premi per la migliore interpretazione, però non faccio il giurato e quindi... Quindi quella è la cosa che conta, naturalmente. La cosa che resta è che credo che sia vero invece, purtroppo, è che Trintrignale è tornato dopo tantissimi anni a fare un film. Come sappiamo, negli ultimi anni ha avuto anche la tragedia della morte della figlia, e ha confessato e ha detto che questo sarà il suo ultimo film, anche perché in interviste anche un po' più ristrette poi raccontava di come un po' di denaro l'ho messo da parte, il denaro guadagnato con il mio lavoro, non ho bisogno di lavorare, sono ormai abbastanza in là negli anni. Peccato, perché secondo me la sua recitazione sommessa, che è sommesso in questo film, così come era sommessa in Colpire al cuore, così come era sommessa nel Conformista, secondo me potrebbe essere ancora un balsamo interessante per il cinema contemporaneo. Però va bene, comunque per ora ce lo godiamo in questo film di Anne, che tra l'altro verrà distribuito in Italia. Ecco, pochi giorni fa tra l'altro è andato in onda in televisione proprio il Conformista. Vero, certo. Esatto. Penso che appunto ripensarlo e rivederlo lì e poi vederlo così invecchiato, c'è anche una sorta di sorpresa quando appare in scena, perché ricordandoci com'è la sua faccia, la sua voce, eccetera, ha un cambiamento fortissimo. Conformista che ripropone anche il Bertolucci a cui facevi cenno prima, Laura, no? Esatto. No, stasera, allora, grande serata italiana, se non mi sbaglio. No, oggi... non è stasera. Non è... sì, stasera, certo, è una serata diciamo di ordine, come dire, di establishment italiano, esatto, perché è la solita serata che si fa ormai da qualche anno, in cui appunto l'Italia invita e celebra un pochino se stessa. E poi si ricorda oggi, se non mi sbaglio, Ciccio Alessi. Ecco, volevo dire che a Luna ci saranno due esatto, cose in parallelo. Si aprirà la fila per entrare alla prima proiezione del film di Bertolucci, ed era a questo che mi riferivo, perché è una proiezione diurna, quindi è alle 2,
e avremo poi il privilegio di poter incontrare per un caffè Bertolucci alla fine. Ma soprattutto in contemporanea al Caffè del Palm, quindi all'interno dell'ultimo piano del palazzo, c'è un incontro ristretto di vecchi amici e di persone che lo hanno molto stimato per ricordare un personaggio molto curioso, Ciccio Alessi, che è stato uno storico fotografo del cinema, ma soprattutto un po' la chiave del rapporto operativo più saldo tra la Francia e l'Italia. Curiosamente un italiano che però era anche rappresentante dei francesi per i rapporti con l'Italia, e quindi è stato un cardine importante per tutta una serie di collaborazioni che sono andate avanti in questi anni con l'Italia. Il suo grande amico è stato da sempre Gigi Jacob, presidente del festival, e in questa giornata in cui l'Italia si è conquistata anche un momento di attenzione proprio nei rapporti con la Francia, con un aggiornamento